cerchiamo di portare i colori a casa, ma è un po' difficile. La prima volta che provo questo tipo di macchina, ci sono dei professionisti in qualche gara sprintare a livello nazionale. Comunque spero di entrare nei primi 15, quello sì. Quindi è la tua prima esperienza, sei emozionato, come ti senti? Ansia? No, vabbè, sono contento, perché sono soddisfatto ad aver raggiunto il primo obiettivo. Il prossimo è quello di crescere, no? E imparare. Certo, l'obiettivo principale è sempre quello. Se dovessi arrivare a qualche scopo, no? La vittoria sarebbe dedicata a qualche persona. Sì. Riesco a capire, beh, in genere si pensa sempre alla famiglia, no? Nelle vittorie, anche se a livello motoristico ho anche degli amici a cui poterla dedicare. Stimo Cataldo, che negli anni ho corso insieme a lui, che mi dava la sua macchina, all'organizzatore Santino Siciliano, che mi ha preso per mano negli anni e quindi mi ha fatto arrivare anche qua. Dunque, certo, vabbè, l'obiettivo principale comunque è sempre divertirsi, no? Quello, diciamo. quello sempre. Okay, perfetto, quindi io ti auguro un in bocca al lupo, buona fortuna per tutto, e si va avanti. Perfetto, grazie. Qui siamo con Andrea Pisacane. Senti, tu sei giovanissimo, quanti ne hai? 19. Come sta andando? Parlaci un pochettino, dici qualcosa di te. Per ora abbiamo provato qui le ricognizioni e ora fa poco inizierà la prima marcia, quindi ora parte il divertimento puro. Online, qui 15 anni, quindi è una passione che hai. Sì, la papà, la mamma, c'è anche mio fratello, corre tutti. Quindi tutti in famiglia avete la stessa passione, sì, una cosa bellissima, sì. Complimenti. Senti, qual è l'obiettivo principale di questa gara? L'obiettivo è capire la macchina giusta di Casarano, e basta solo quello, capire, prendere confidenza e basta. Allora, aspiri alla vittoria o vuoi semplicemente divertirti, che è la cosa fondamentale, no? La vittoria arriva se fai le cose con divertimento. Con piacere, poi, però parti uguale, però convinto che sta a farti uguale. Sì. Ok, perfetto. Senti, io ti auguro un in bocca al lupo allora per questa gara, che tutto vada per il meglio. Ci avanti sempre, forza. Grazie. Grazie. A voi, là. No, dica, vai. No, Casali, non mi chiami Siamo con un altro ragazzo giovane, vedo. Simone Paiulo a Casarano. Ok, ti presenti, rappresenti. La Casarano Rally Team, portiamo i colori del nostro paese. Parli pure italiano, vai. La prima gara che faccio da pilota, e proviamo a divertirci. Okay. 20 anni hai detto, giusto? Sì. 20 anni ho fatto alcune gare da copilota in passato. Ok, bravo, quindi te ne intendi, diciamo, sei dell'ambiente? Sì, diciamo che è stata una passione passata proprio dal presidente della scuderia Catalana di Team. E avendo passato l'infanzia insieme al figlio del presidente, e sono stato sempre in questo ambiente e mi sono innamorato e adesso sono qui a provare a farne parte, diciamo, in qualche modo. Continui questa tua passione? Sì, sì, la coltiviamo con tanto amore e con voglia di far bene. Ecco, cosa ti aspetti da questa gara? Appunto la mia prima gara da pilota. Proviamo a capire un po' la macchina in vista del Rally di Casarano e cerchiamo di divertirci. Niente di più. Oh, ok. Ma se l'obiettivo finale, no? Dovresti arrivare alla vittoria. Questa vittoria la dedicherei appunto a tutti gli amici che mi sono stati accanto e soprattutto a chi mi permette di coltivare questa passione e a chi mi segue insieme alla scuderia verso, diciamo, l'obiettivo di divertirsi attraverso questo mondo. Ok, va bene, allora io ti faccio un po' più. Grazie. Tutto va per il meglio. Allora, grazie. Grazie ancora. Buona giornata. Siamo con papà di Andrea Pisacane, Peugeot 206 RC. La Pisacane Racing corriamo per la Casarano Rally Team da un bel po' di anni. Io sono uno dei piloti più, diciamo, vecchiarelli della Casarano Rally Team. Però dai, nonostante. Ok, quindi hai anche tu questa passione, hai fatto in passato, qualche gara?
Beh, cara e bella mia, ce ne sono tante, grazie a Dio. Quindi insieme a Perpaola, mia moglie, abbiamo fatto un'altra di quelle gare con la Clio, tanti successi, ringraziamo Dio. E adesso, come dire, quando corrono i ragazzi io non riesco a correre. Un giorno che magari mi fanno questo regalo che corre bene. Riccardo il grande e Andrea il piccolo con la 306 e Riccardo con la Clio. Vediamo, non riesco quando loro corrono a correre anch'io, non ce la faccio, è troppo, troppo. Di ansia, c'è molta ansia in questo momento. Beh, sai, si corre, quindi sai, ansia no, sanno che tutto deve venire pian piano, quindi non bisogna aggredire tutte le cose, pian piano, a piccole dosi, perché è lo sport, amiamo questo sport, quindi bisogna amarlo in tutti i sensi e rispettarlo. Ma guarda che si diverte, soprattutto questo, che ci regaliamo questa bella giornata dopo tutto questo periodo particolare. Spero Dio, insomma, che siamo liberi e ci riprendiamo ad abbracciare, a dare la mano. Se, gesti semplici, vorrei questo, mi piacerebbe questo. Certo, io sono d'accordo con te, queste parole. Mamma mia, guarda. Va bene, mi faccio in bocca al lupo allora. Ricambio con affetto. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro ragazzi, grazie a voi. Ancora qui siamo con Francesco Marotta. Presenti, no? Io rappresento, corriamo con Peugeot 106 e corriamo con il numero di la signoria della Tarano di Milano. Tra pochissimo tocca a te, a quanto sembra sì, vediamo di fare il nostro meglio e puntiamo ogni anno sempre più in alto. Come ti sei emozionato? No, diciamo che l'ansia quando si è in macchina passa, soprattutto a me, io è dal 2002 che corro, quindi non corriamo per divertirsi e poi certamente per portare punti a quello che è la scuderia, sperando in tempi migliori, aperti per il pubblico, perché stando senza pubblico una gara è morta. Certo, non c'è pubblico, non c'è quella, non c'è entusiasmo, ma... non c'è divertimento, non c'è niente, però sì, corriamo. Va bene, io ti auguro di bocca al lupo allora, che tutto vada per il meglio. Grazie. Vai, vai. Buongiorno a tutti, siamo qui, ben ritrovati, siamo con il signore.